Ciao amici da Frank Bianconero, eccoci qua. Ringrazio intanto i ragazzi che hanno partecipato alla Frank Reaction. Complimenti all'Inter che arriva in finale meritatamente. 1-0, ma potevano approfittare anche di più vedendo la vergogna che abbiamo messo in campo. Perché ora io e cerchi di difendere, perché io difendo la Juve, non difendo né Allegri né Out né In, critico quando c'è da criticare. Però non posso difendere un allenatore che cambia sempre formazione. Addirittura ora pensiamo magari a Bologna. Mettiamo questa formazione, pensiamo ai 120 minuti ed è tutto vergognoso. Atteggiamento, prestazione, qualità, pericolosità, movimenti senza palla, spazio mai preso. Cioè l'Inter al 95esimo ancora che ti fa sovrapposizioni, 5 persone in area di rigore e gli va dato atto che sicuramente avranno un preparatore atletico che magari non è proprio amico fraterno dell'allenatore. Perciò detto questo, e non è una squadra che ci ha fatto proprio male l'Inter, perché oggi si approfittava un po' di più l'Inter, ci faceva davvero male. E addirittura il secondo tempo, calma, hanno fatto finta di provarci, ma siete squallidi, parlo della Juve, vergognosi, ridicoli, irrispettosi, senza amor proprio, e non parlo della sconfitta, perché nello sport e nel calcio la sconfitta ci deve, ci sta, l'accetti, ma così fate veramente schifo. Oltre a tutto quello che stiamo subendo, non avete nemmeno rispetto dei tifosi. E penso che qualcuno dovrà prendere dei provvedimenti, ora non so chi, magari quello che sta in panchina, perché è arrivato il momento che dopo 2 anni non ci è messo una cazzo di mano in questa squadra e non venitemi a dire troiate che il periodo dell'extracampo, perché giochiamo esattamente come l'anno scorso, né più e né meno. Un giocatore migliorato che è Rabiot, Fagioli che non può giocare a calcio più in questa squadra dopo l'errore col Sassuolo, che viene co cosa mai vista, nessun allenatore nemmeno nei campi di oratorio viene cambiato dopo l'errore a Sassuolo, non si vede più nelle partite importanti Fagioli, dobbiamo vedere Udurm Udurm di Miretti in campo. Pogba non può fare più di 10 minuti, il centravanti non si gioca, non teniamo palla, ti sei riconsegnato come hai fatto col Sassuolo e anche col Napoli all'avversario con le scelte fatte e posso dire ancora una cosa, un allenatore c'ha una cosa da rispettare, di una regola non scritta, che io a inizio anno, ovviamente al netto di infortuni, ora non ci sono più, ora c'è tutta la squadra al completo tranne Kane e Vlahovic. E Caio Jorge, poverino, che non sappiamo nemmeno dove sta. Speriamo si riprenda subito per lui, ovviamente, non per la prima squadra. Io parto il campionato con il 4-3-3, 4-3-3, o 3-5-2, 4-4-2, 4-4-1-1, o 3-6-0, 3-6-1, 5-5-5, 5-5-0. Però devi avere un cazzo di modo di giocare. Senza quella cosa, senza avere continuità negli uomini, senza avere continuità in un'immensa idea di gioco. Tu fai sempre zero. Che sia Klopp, che sia Guardiola, come cazzo è che tutta Europa giocano sempre con gli stessi giocatori? Con intensità, aggressione, movimenti senza palla, coprire lo spazio. E non mi venite sempre a rompere questa cosa dei 15 punti, perché quando ne avevamo 15 punti meno, sembrava che sta squadra andava di più e vinceva le partite. Non giocando bene, ma vinceva le partite, perché quella di campionato a Milano con l'Inter è stata giocata bene, l'unica, come la Lazio all'andata in campionato, un po' con la Roma, quando abbiamo preso i 3 pali così, perché la Roma ha deciso di non farti male, ha deciso di non giocare, si è comportata come Allegri stasera, toglie le punte e tu riesci ad stare un po' più avanti. Ma che roba è? Ripeto, non parlo della sconfitta, che ci stai con l'Inter puoi perdere perché è una squadra forte, io ho sempre detto. Non è una squadra simpatica, ma è una squadra forte. Ti hanno bullizzato. C'è il gol, è quando uno ti bullizza. Esternino, Barella a 4 metri di spazio avvicina all'area di rigore, fa l'esterno e la dà Di Marco e vincono la partita. Poi si acceleravano un po', erano sempre pericolosi. Ha fatto una mega parata, una parata ha fatto Onana su quel tiro destro che era facile, ovviamente la parata. È un paratone Perin, però Perin doveva stare sempre attento sui cross, le cose, perché noi ci consegniamo all'avversario. Credo che è arrivato il momento. Che qualcuno dovrà pagare. Qualcuno dovrà pagare, perciò ci vuole coraggio, ci vuole veramente uno stritolamento di teste, perché
perché dove non arrivo con la mia capacità di gestione, o mi faccio aiutare o cambio metodo, perché questi vanno presi a palate. Questi qua, con questo atteggiamento, con questo modo di fare, vanno presi a palate. L'unico che si è impegnato, il solito, che sta scadendo il contratto e va via. Vedere la gente boccheggiare al 60esimo, la gente boccheggia al 60esimo, Breme che si fa saltare come birillo ogni volta, tolto che per me Zeko, chi mi segue sa che per me è un grandissimo giocatore. E infatti è entrato Lukaku, l'Inter è stata meno pericolosa, perché quelle ripartenze, avesse avuto in campo ancora Zeko, statevi tranquilli che qualche palla la puliva e ripartivano meglio. Perciò non mi venite a dire l'extracampo, perché questi non fanno allenamento, questi non si allenano, perché è improponibile correre a questi livelli in questa maniera, senza aggressione, senza intensità, senza una minima idea, e quell'idea di campo e di calcio le dà il mister e tutto il suo staff. Poi perdo, mi impegno, perdo, calcio in porta, mi rendo pericoloso, batto il 5 all'avversario che mi ha battuto, dico complimenti, ma dopo. Invece tu all'avversario hai detto vinci la partita, tu Allegri. Hai detto vinci con queste scelte scellerate, Bonucci dopo 2 mesi che non gioca. Perché? Per pensare alla partita di Bologna? È tutto uno schifo. E ci vuole rispetto per quello che ci stanno facendo anche psicologicamente attraverso i media e i tifosi della Juve. Perciò almeno vorremmo, almeno io parlo per me, vorrei una risposta da persone serie, da persone professioniste, da persone che ci tengono. Quello che sto pensando io in questo momento, e parlo dal divano, e domenica dallo stadio, la domenica prima era Reggio Emilia contro il Sassuolo, è che voi ve ne fottete della Juve, che è ancora peggio, è ancora più grave dei meno 15, della non andare in Coppa, è ancora più grave. Perciò ragazzi miei, cosa voglio dire? Che ci sono allenatori che non vorrei mai vedere di nuovo la Juve, ma una cosa è certa, non farò quel nome perché non lo voglio la Juve. Il metodo di qualcun altro, forse troppo rude, sicuramente brucia il culo ai giocatori, li fa correre e li fa avere almeno un'idea di gioco, che sia difensiva, di contropiede, di qualsiasi cosa. Poi, ripeto, io non sono Allegri, cerco sempre di difendere un po' l'operato, cercando qualche goccia d'acqua per capire il bicchiere un po' mezzo pieno. Detto questo, ora è arrivato il limite. Ora siamo al limite. Ora siamo al limite di tutto, di sopportare queste prestazioni, di questa strafottenza da parte sua in panchina, del suo staff, di chi lo paga, di chi sta dietro, di chi va in campo e di tutto quello che c'è intorno. Io sono stanco, sarò sempre attaccato alla maglia e allo stemma, sono stanco di vedere questo atteggiamento da parte di chi sta in panchina a tutto il resto. Detto questo, ragazzi, buona serata. Complimenti all'Inter che va in finale di Coppa Italia. Potevamo cercare di arrivare, per almeno cercare di vincere un trofeo, ti saresti assicurata la Supercoppa, invece me ne fotto un cazzo. Ciao a tutti.